Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che ne è dei nostri morti? Questo interrogativo tocca a ciascuno di noi. Noi cristiani crediamo nella risurrezione dei morti, perché crediamo nella risurrezione di Gesù Cristo. Noi sappiamo che i morti che ora si trovano in purgatorio e in paradiso pregano Dio per noi. Possiamo allora far passare le nostre preghiere tra le loro mani, servendoci di loro come di cari amici che hanno udienza presso Dio. Dobbiamo essere certi che il nostro padre o la nostra mamma, i nostri amici, i parenti, i nonni che abbiamo tanto amato in cielo parlano a Gesù di noi e offrono le loro preghiere per aiutarci nella vita di tutti i giorni. Aiutiamoli, non dimentichiamoli. Adoro, oh mio Dio, i tuoi eterni decreti. Confesso che il purgatorio, conciliando la tua giustizia e la tua misericordia, è un'opera del tuo amore. Fate, Signore, che io eviti con la mia penitenza questo luogo di dolori e privazioni e che la mia preghiera ottenga dalla vostra indulgenza paterna la fine dell'esilio di queste anime sofferenti che vi chiamano con tanto ardore. O Gesù, sii loro favorevole, chiamate i vostri figli, i nostri fratelli al riposo eterno. E che la luce non si spenga più, splenda su di loro e che riposino in pace. San Giuseppe, patrono dei moribondi, ti raccomandiamo chi oggi è in fin di vita. O Maria, pietà di quelle povere anime che, chiuse nelle prigioni tenebrose del luogo di espiazione, non hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, o buona madre, abbassare su quelle abbandonate uno sguardo di pietà. Ispirate a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per esse e cercate nel vostro cuore di madre i modi di venire pietosamente al loro aiuto. O madre del perpetuo soccorso, abbiate pietà delle anime più abbandonate del purgatorio. Misericordioso Gesù, date loro il riposo eterno. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. La moneta. Racconta a padre Lacordaire che un celebre principe polacco stava scrivendo un libro contro l'immortalità dell'anima. Un giorno, mentre il principe passeggiava nel suo giardino, gli si avvicinò una povera donna che, tutta afflitta, gli chiese un'elemosina per far celebrare una santa messa in suffragio del marito defunto. Il principe, benché miscredente, consegnò una moneta alla donna. Passarono alcuni giorni e una sera il principe era intento a ritoccare il suo manoscritto quando alzò gli occhi e vide davanti a sé un uomo che gli disse: «Principe, sono il marito di quella donna a cui avete regalato una moneta per una messa in mio suffragio. Vengo dal purgatorio per ringraziarvi della carità che avete fatto a mia moglie e a me, e in segno di riconoscenza vi dico: c'è un'altra vita».
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.